parole, tiene il colera. Ma è sicuro? È dimagrito 16 kg, non esce più di casa, moglie non mo parla, ma secondo te che cos'è? Secondo me avrà ragione Assugina, sicuramente è colera e lo tengono nascosto in casa per paura che lo ricoverano all'ospedale Cotugno. Comunque non so voi, ma io non mangio neanche più l'insalata. Che la casa mia se non si lava tutto con aceto e limone sono guai. Che brutta cosa sto colera. Quelli se la pigliano le cose. Mi ha monnezza generale. Quanto ci copia sta brutta mano. Fermo che non è niente. Ah, così impari a fare il cattivo. Ma dimmi una cosa, che cosa ci facevi sotto al tavolino, eh? Cercavo una pallina. È la pallina. Lo so io che cosa cercavi sotto al tavolino. Eppure io. Accussi d'amparo. Michelino! Guarda che se non facciamo presto, ci vediamo allo spettacolo. Ci stai chiamando Roberto, andate al cinema. Una specie. Gianni, non mi toccare niente. Io sono tuo fratello maggiore e tocco tutto quello che mi pare. Allora dico a mamma che tu ieri hai fumato. Ma che strunzo. Don Amaro! Non ci andrei. Ma tu facci mamma testa, che vedi la faccia. Oggi si passa creme con pizzini. Robertino! Leonardo! Michelino! Leonardo! Michelino! Robertino! Vaiù, vaiù! E che vi siete persi? È uscita! Altro completamente nuda e faceva la danza del ventre! Una svedese che fa la danza del ventre! Lei è Frida, è figlia della svedese di uno del posto. O conosce a Sabatini scende niente. Lui è Michele Sita, giornalista del Mattino. Si sono innamorate che erano bambine. Poi sono trasferite a Svezia e mo sono tornate a Canada voto. Io manicomio. Povero, sai che vita che l'aspetto. Quello è il testimone dello sposo, Roberto Cordova. È medico, buon partito, bell'uomo. Ma non ne vuole sapere di sposarsi. Lui, Michelino e padre Leonardo sono sempre stati amici per la pelle. Quello è un altro povero derelitto. Geremia, 12 anni, ma come se ne avesse 50. C'ha una malattia che fa diventare vecchi. Non so come si chiama, una cosa di Matusalemme, vai a capire. Insomma, fra 2 o 3 anni al massimo il signore se lo chiama.
Crede di essere un merlo. Ma finché andrà la mattina fino a sera, che dormiente. È il nipote dello sposo. Il figlio del fratello. Fratello defunto da qualche anno. Eccola là la vedova. Luisa non sa che vedova in seta. Neanche lei è delle nostre parti. È bolognese. Figurt. L'ha fatta schiattare un colpo a buon numero marito. Cina Geremia mi prendo io. Mettiti tu vicino a Geremia, va? Allora, un po' più stretti, per favore. Benissimo. Guardate me. Pronti? 33, 33. Non vi lascia mai soli. Il 33, 33. Quindi è inutile negarti che la situazione è molto grave. L'intervento è necessario. Quante probabilità ho di sopravvivere? Queste sono cose che fanno solamente in America. Vabbè, certo, là sono all'avanguardia, ma sempre sono in fase sperimentale. Quante? 33, 33, non vi lascia mai soli. Il 33, 33, non vi lascia mai soli. Signore, il suo taxi è prenotato per le 19.45, abbiamo un Falcone 31, sigla Guana 9. Grazie. Citofono? Michele Sita. Pronto? 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 Pronto, chi parla? Sono io, Giulia, il dottor Cordova, non mi riconosce. Ma siete voi? Scusate, dottor, ma capo non stancava. Io ancora non ci posso credere. Qua i pazienti chiedono, domandano, e io gli rispondo che è andato in vacanza. E che gli devo dire? Che vi operate negli Stati Uniti e non si sa se tornate. Giulia, Giulia, si calma, per piacere. Si controlli, la smette di piangere. Si mette a piangere. Nello studio, davanti ai clienti. Non sto piangendo. Sei l'infermiera o no? Oh. Piuttosto, ha fatto quella telefonata? In clinica? In clinica, sì, dove? L'operazione com'è andata? Il paziente sta bene? Lui sta bene, lui. Meno male. Rischiava la vita. Senti chi parla? Oh, scusate, mi è scappato. Addio, dottor Cordo. Addio. Oh, addio. Arrivederci. Speriamo. Kikiriki! Ma perché non canti? Kikiriki, kikiriki a kikiriku, io non ce la faccio più. Padre Leonardo, qua c'è troppo disordine in questa chiesa. Io non ce la faccio a mettere a posto. Io metto a posto e voi mettete tutto sotto sopra. Io metto a posto e vi metto tutto sotto sopra. Tra poco c'è sta messa. E poi io non capisco. Un incomincio il presepe ad aprile, 8 mesi prima. Tu non capisci un fico secco? Ma come fai a non capire che questo non è un presepe normale, ma essendo un presepe vivente, rappresenta uno spaccato della realtà odierna. Spaccassi tutto cosa, capo? Vabbè, ciao, Emma. Ma dico, tu non hai mai voluto salire le scale di questa chiesa? Lo fai ora, con il cuore in quelle condizioni? Ma le precauzioni ormai non servono più. E poi è meglio che muoio qui, al mio paese, no? Se devo morire. Ma chi l'ha detto che devi morire? Figurati. Ormai ci sono pochissime possibilità. No, vabbè. Non rompere niente. Guarda che è successo. Guarda, che è successo, lo dico io. Guarda qua, ma dimmi l'impermeabile che si rovina. Sì, fai presto. Attenta alla cestina. Fai presto. Non lo sbaglio. No, non lo sbaglio. Fai presto. Dico volto. La scarpa a bordo. Ecco qua. Che è sta cosa? Ah, com'è vera? A te. Vabbè. Sì, a te. Ma c'è qualcosa per pulirsi? Vabbè, fermo. Vabbè, cerca di raccoglierti, di prepararti. Nell'eventualità che il signore... Non ti preoccupare, io già mi sono raccolto. Ah. È per questo che sto qua. Bravo. Vabbè, no, Robert, non devi toccare. Sto preparando il presepe vivente. Ad aprile? Il presepe? Sì. Mancano 8 mesi, Gesù, già prepari il presepe. Vabbè, lasciamo sta roba. Sarà un presepe veramente speciale. Ah, sì? Pensa un po'. I re magi, fermo. Sì, sì, sì. I re magi vengono direttamente da Quartolo. Con i cammelli? Non spruzzare, che questo è sporca. Ma cammelli, a re piglia i cammelli. Teniamo 2 asini e un pony, però li trucchiamo. Mettiamo le gobbe finte, una gobba una gobba un'altra, capito? E fate i dromedari, i cammelli ce ne hanno 2 di gobbe. Robè, tu sei venuto con l'intenzione era fastidio, di e carattere. E carattere fastidioso. Preciso, occhio all'angelo, occhio alla patrice che io rompo, che io rompo. No, tu non rompi. Non rompi, no. Mi hai fatto distrarre. E mi hai scassato caldo, bravo. Un presepe vivente, cioè sei un animale vivo. Signore mio, aiutami. Leonardo,
Io sono qui per confessare all'amico prima che al ministro di Dio. Ma sono sempre l'una cosa e l'altra. Allora posso parlare? Liberamente, Robby. Sto diventando pazzo. Robby, non ci devi pensare. Non ci riesco. Mi piace da impazzire. Cosa? Non cosa. Chi? Chi? La moglie di Michelino Seta. Ah. Ho capito, eh? Beh, bravo, eh? Hai fatto bene a dirlo. Ti sei liberato ora? Ma perché, Leonardo? A te non ti piace? Ma tu stai parlando all'uomo o al ministro di Dio? E non è la stessa cosa. No, no, perché come uomo non posso negare che anche su di me eserciti un certo fascino. Ah, un certo fascino. Sì, una donna interessante. Non ha che non fa, ma non esagerare. No, stai sbagliando, Robby. Ricordati che sono anche un ministro di Dio. E in questo caso sono sordo ai richiami della bella Frida. Sei sordo, però il nome te lo sei ricordato, eh? Ma che c'entri, perché i sordi non si ricordano i nomi. No, se sono sordi, i richiami non li dovrebbero sentire. E quindi? Leonardo, tu hai spalancato una orecchia tanta. Ma quando mai non diri sciocchezze? E allora come mai ti sei ricordato il suo nome, visto che non la frequenti? O la frequenti, Leonardo? No, non la frequento. Oh, allora come mai? Forse perché ti piace? No, che c'entra? Non ti piace? Non mi piace. Beh. E che Frida è una pecorella del mio piccolo gregge, capisci? E tu ti ricordi i nomi di tutte le pecorelle del tuo piccolo gregge? Tutte, Robby. Il buon pastore le ricorda tutte. Complimenti. Grazie. Buon pastore. Dimmi, figliolo. Come si chiama la moglie di Giovanni il panettiere? Ma perché sei sposato Giovanna? 10 anni fa. Ah, è vero, sì, aspetta, come si chiama? Dunque, come si chiama? Quella forte d'Italia. No, quella è corta Italia, si chiama? Con una lieve peluria. Baffi, baffi. Che viene tutte le mattine a farsi la comunione. Come no, come punge sempre un pollice quando si dolosse. Quella la coi denti. Dunque, si chiama... Carmela. Maria. Guarda, stavo dicendo Maria, mi è uscito Carmela. È uguale. E si somiglia, non mettere le mani addosso. Hai smarrito la prima pecorella, buon bastone. Vabbè, Robby, una pecorella può sempre scappare. Che c'entra? Poi uno mica se le può ricordare proprio tutte. Qualcuna. Quella è brutta. Non c'entra che sono brutte. E come ti ho già detto, ricordati che io sono un ministro di Dio. E come tale non posso dimenticare il 9° comandamento. Non desiderare la donna d'altri. E io devo rispettare Michele Seta. Non ti dimenticare che è il nostro migliore amico. No, tu non te lo dimenticare. E allora ho il dovere di andare da lui e confessargli la verità. E cioè? Che voglio andare a letto con sua moglie. Robby, due. Che devi fare? Mo incomincia la messa. La devi dire tu la messa? Io dico la messa. No, vai a preparare i paramenti, vai. Ti sto andando. Vai, vai. Ti sto andando. Che Dio mi perdoni, ma tenga campo. Vabbè, fammi capire che vuoi fare. Tu vuoi andare da Michelino, sì. E gli vuoi chiedere un attimo se puoi. Proprio. Robby, quella lì è la moglie, però. Voglio essere sincero. E se quella dice sì? Vuole il suo cielo. Ma che vuole il suo cielo? Ma poi chiunque ci sentirebbe in diritto di chiedere la stessa cosa. Come chiunque? Perché? Come? Perché che fa? Te dice sì a me... E a un altro dice no. Leonardo, tra me e un altro c'è sta una bella differenza. Perché? Io devo morire. Prima di tutto non è sicuro. Ma a te ti dispiacesse se mi salvo? Ma stai facendo di Robby. È meglio che me ne scappa, va? Però adesso devo correre, ho pochissimo tempo. Vado da Michelino. A fare che? Voglio morire senza rimpianti. Addio, Leonardo. Roberto! Roberto! I paramenti sono pronti. La fanciulla più modesta e già prodiga si offre senza veli la sua bellezza alla luna. Come? Oh. Si sente che è Shakespeare, nonostante un camuffo. E come mai? Ah, ma io nell'articolo ci ho messo le virgolette. Sì, è una citazione. Ma lo sai che il direttore non me lo voleva pubblicare questo articolo? Perché diceva che era troppo spregiudicato. Bravo, sferzante. Che è la parola doc? Sì, ho scritto un articolo sferzante. Lo sai, non me ne ero accorto. Renato Bigotti. A provincia Bigotti, non c'è sta niente da fare. Bravo. E dillo a me che mi sono scusato una svedese. In questo paese vedi il sesso come il diavolo. Non ti preoccupare. Ti chiami Irena, non ti preoccupare. State tranquilla. Ma faccio sentire, non ti preoccupare. Bravo. Non ti preoccupare. Bravissimo. Michele, sì. Non mi vuole. Michele, mi vuole tutto al cuore. Michele, no, stanno non mi vuole. No, ma stanno salutando tutto quanto. Oh, ciao, bello. Oh,
Geremia? Sì, sta ancora un barco. Scusa, Renà, è un'emergenza, ti ha lasciato, scusami. Scendi subito. Madonna, come andate? Scendi. Io berlo. Io non mi metto, guarda, ti vengo a pigliare, eh. Io ho già scalato in montagna, scendi. Sono una groppa, guarda, ti vengo a pigliare. Geremia, scendi. Non mi metto paura, vieni. Diamo che tengo qua. Ah, disgraziata. O sputano, ma ti vengo a pigliare, oi. Ah, cuccetti medi, Edi. Ai, sono Boris. Quello era un numero uno, veramente. E la Milvia? La Milvia? Era magra come un cavallo. Ah, cuccetti medi, Edi, sori mia. Mamma, guarda, senza zampe. No, Sciogliamo anche la turca, è caduta in trance. Invece figlia di scacrenna bascia. No. Stai buono. Sciogliamo, cioè, fai bravo ragazzo, su, saliamo. Io non sono un ragazzo, sono un merlo. Maron. Zio Michelo, vuoi volare con me? No, no! Come lo sai che la turca ha scoperto che forse Geremia era davvero un merlo? 320 anni fa! Tu sei pazza! Vuoi che il ragazzo faccia un volo dal balcone? Chi è pesante, cari, mi abbascio tutte e due! Geremia, fai il bravo ragazzo, tu non sei un merlo, vero? Dillo a mammina che sei un ragazzo normale. Quasi normale. Ma no, non lo aiuto! Scusi, signora turca, se la disturbo, ma mio figlio Geremia potrebbe anche volare? Lui chiede pure per me. Ah, cuccessi medi, tesori mia, adesso non più 320 anni fa potere volare. Sei ragazzo, c'ha solo 14 anni. Mo Geremia è la reincarnazione di un merlo vissuto 320 anni fa. L'importante è che adesso non può volare. Per cortesia, Geremia, basta, saliamo sul balcone, che forse tu si è fatta addosso va paura. Ah. Però sono sempre un merlo, eh. Sei un merlo, andiamo. Andiamo da turca. Mo cara la mia turca, se poi mi volesse fissare un appuntamento anche per mio cognato. Non ho bisogno di niente io. Cuccessi medi, Edi, frati mia, non dire così. Tutti avere bisogno di capire, di conoscere. Non è vero, io sto benissimo. Ma benissimo, ma se soffri come un matto. È disperato per la moglie. Lei lo sa, vero, che la Frida è svedese. Frida è di origini svedesi, suo padre è italianissimo. Sì, ma lei ha preso tutto dalla mamma. E non so se mi spiego. Insomma, se si potesse almeno capire come mai sono sposati da 2 anni e ancora non hanno avuto dei figli. Luisa, adesso basta! Ascolta, io sono la vedova del tuo povero fratello e ho il dovere di pensare a te. Guarda che la signora turca ti può aiutare. Io ho già capito tutto. Ma perché? Che ha capito? Ah, cuccessi medi, Edi, frati mia. Tu non piace vedere umano di volare, ma cuore di tua moglie bisogna di volare. Mamma mia, che avrà voluto dire? A buon intenditor. Meglio che me ne vado. E la Frida? Dal parrucchiere. Ancora? Ah, io mio marito non gli ho mai fatto mancare una cena. E infatti mio fratello tenevo colesterolo a 1000. Gedalat. Non ho capito. Gedalat. I don't understand. Ma cosa hai capito? Ti ho chiesto se c'hai del latte. Ma parli italiano, stai in cucina il latte, va. Voglio il seme. Non ce ne stanno. Il verme. Fanno male. Lascia di seppia. Non ce ne stanno. Geremia, ti metti il panno nero in testa. No, il panno nero no. Serve di grano dentro la mangiatoia. Perché questa è mangiatoia? Questa è una lampada, dove ti ha scossa? Forza, sopra da mano. Andiamo. Forza, senza storie. Geremia, che sei urnate che spegni. Andiamo, forza. Sopra. Andiamo. Stoccami il citofono. Hai visto lo faccio tale e quale? Ci manchi solo un filo. Forza, sopra. Vai, su. No. Fate le mani. Su. Sì, chi è? Cammina. Ma perché? I piedi di piombo, posizione. Quello ci va, Roberto, io lo devo fermare. Devo impedire questa sconcezza. Che c'è? La messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. Amen. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Riconosciuti, andiamo. Che devo dire?
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa che non l'ha già formata. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare. Ma per visto me, non c'era manco di ambivenza oggi. Ricordi di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Come sono mosce sì vecchie. Signore perdonami. Preghiamo. Fammi arrivare a tempo. Michele, scusami se ti disturbo così all'improvviso. Prego, accomodati. Grazie. Ma Bertino caro. Michele, ma è sicuro che non ti disturbo? Ma figurati, vabbè, ti abbiamo disturbato tante volte noi. Io ti ho svegliato di notte pure per un mal di testa. Ah, boh, ma che vuol dire? Io sono il tuo medico, Michele. È diverso. Ma sei soprattutto un amico. L'hai detto, Michele caro. Un amico. Non te lo dimenticare mai. E che amico, po'. Tu mi vuoi bene? Come ti voglio? E dammi un bacio. Amico caro. Amico del cuore. Oh, Bertino mio. E tu mi va bene? Sì. E allora dammi un consiglio, vedi che tengo qua sopra al collo. Ma Frida è tornata? Non ancora. Oh, madonna. Che tengo, roba è grave? Ma che grave, una sciocchezza, un eczema. Ma non mi fate più uno spavento. Ma è che mi sono preoccupato. Eppure io. Di che cosa? No, di dell'eczema. No, signore, di Frida. Ma torna. Me lo devi dire tu se ritorna, non lo so. Ma se non lo sei tu, è tua moglie. No, io dico sfogo, roba. Ma che torna, mica io parlo di Frida, dove sta? Ah, dal parrucchiere. Quindi torna. Sì. Entro breve tempo. Penso di sì. Meno male. No, perché a questo punto il problema è tua moglie. No, ma io non gliel'ho ancora detto. Ma cosa? L'eczema. Ma non è che tu hai l'eczema, non è un problema, è una sciocchezza, è una cosa noiosa. Un anno e mezzo e passa. Un anno e mezzo? So che le cose, sai, mettici una pomata. Ah. Un fungicida. Ce l'ho. E Frida torna. Come non torna? Meno male. Frida? Sì? Io ho finito, Andiamo di là? Finalmente. Si sta facendo tardi, ancora non ho preparato la cena. Posso immaginare che bella cena. Che le svedese, figurati se sa cucinare. Ecco fatto. Terribile, roba, non me l'aspettavo. È stata una cosa improvvisa, mi hanno telefonato da Washington proprio l'altro ieri. Si era liberato un posto nella clinica dove mi devono operare, e ho provato. Certo. Quello negli Stati Uniti sono bravissimi. Pare di sì. Non ti preoccupare, beh, andrà tutto benissimo. Speriamo. Ad ogni buon conto io il testamento l'ho già preparato. Che fa con testamento? Se fa con testamento, che si fa? È un'operazione rischiosa, le probabilità di sopravvivenza sono pochissime. Ma poche? Quante? Che ne parla a maffa? Come che ne parla a maffa? Tu di impressione, sei di agiti, lo sai. No, voglio sapere. Tu mi vuoi bene? Assai. Chi dice 10? Su 100? Chi dice 5? Michele? Chi dice 1 probabilità su 100? Ah, mica non prendere pillole, non fare così, non t'agitare, su. Mi sento male, mi devi credere. Dimmi solo una cosa, tu mi vuoi bene? Come, non ti voglio bene, Robè, ma io se posso fare qualcosa per te a disposizione, mi devi credere qualunque cosa. Qualunque cosa, Michele? Sì. E allora, prima di tutto, pensiamo a Cocco Bill. Certo. E chi è questo? E a dove sta? Sta qua dentro. Gesù, ma è vivo? E certo che è vivo, ma tu puoi cadavere lo cane, Michele. Ma non abbaia. No, sai che cos'è? Che quando sta nel canestrino, la luce non filtra bene. Lui, Cocco Bill, al buio, non abbaia. Ah, come gli uccelli. Bravo, che si mette il panno nero sulla gabbia per non farle fischiare. Mi sono che esperta. Ah, sì? Allora vado ad aprire, Michele, sei pronto? 1, 2... Perché che fa, zomba? Guarda su, mamma che è una rana, dici sei pronto alla sorpresa? Perché vuoi un bazooka? Di che hai paura? È un chihuahua. I chihuahua sono chi di cane tantil. Ma quando sono tantil sono disgraziati. È buonissimo. 1, 2 e 3. Che bellil. Ma dove stai guardando? È là, no? Quest'angolo qua. Questo è il pupazzo di Cocco Bill, Questo si chiama Pecos Bill. Cocco Bill sta là, nell'angolino, sotto la copertina. Porca. Cocco Bill è il cane, Pecos Bill è il pupazzo. Ah, te non lo stesso cognome. E so frato. Accarezzala, Michele. No, mi fa impressione, Roberto. Ma vai a pigliare la collera, l'hai accarezzata. No. È una questione da... No, mi sembra viscido. Ma credo, non capito uno, che vici? Magre, acqua fredda, di la verità, è viscido? No, però è ispido. È ispido, sai perché? Perché c'è un eczema sulla cute. Allora gli prude, si gratta, povera bestia, si fanno i crosticini e diventa rasposo. E come faccio? È toccato adesso? No, è abituato, non gli fa niente. Guarda, Michele, qua si sta svegliando. Bellino. Mi piace? È come gioca. Ma che gioco? Io mo sei svegliato, è pigro, gioco. Sta giocando, vedi, con le biglie di vetro. Ma qua biglie di vetro? Come? Queste?
queste due qua, arancioni, i riflessi violai. Sono gli occhi. Sono gli occhi? Ehi. Ma sono grossi. Enormi, cocobille e tutto occhio. C'ha gli occhi grossi e sporgenti. È tipico della razza chihuahua. Ma è una brutta razza. Non ti piace? Guarda quanto è bellita. Quanto è bellita. Cacapi! Scusa, ma era dimenticato di avvertirti. Che? È sordo. Pure? Certo, è un po' assurdo, perché povera beba, perché è pure? E te ne lecca insieme, si è arrugnata. Ma si è arrugnata, ma che si è fatta via? Quello è proprio così di natura. Non ha preso acqua, diciamo. Ma che, un maglione di lana. E un chihuahua mignone, tutto qua, è piccolo per questo. Guarda quanto è bello. Fai vedere i canini a zio Michele. Ma perché hai fatto pure i cuccioli? I canini? I dentini. Qua cuccioli. Ah, io capito, i cani piccoli. Sì, quelli c'ha 16 anni, facevi i cuccioli. Ma si porta buono. Vedi, chi si campa fino a 30-35 anni. Oh, e qua ne c'era, chi sti cani? C'avevo un martello, vedi? Lui c'è questo qua, ce l'aveva mia nonna. Sì? Morta mia nonna è passata a mia mamma. Ah. È morto pure mia mamma. Poi è passata a me. Io sto partendo, Michele, non vorrei che... Ma buttasse male, stupata. Sarà questo. Sarà quell'occhio acquoso che ha. Guarda come guarda. Sarà la cataratta. Che tiene pure. Come pure, sì, sì. C'ha pure i reumatismi. Ti raccomando, non l'abbandonare, eh? Anche tu sei sensibile. Va bene, perché poi va bene. E allora sai che ho pensato, Michele? Che hai pensato? Indovini che ho pensato? Mi tengo una mezza idea, ma non sono sicuro. Quale miglior padrone del mio migliore amico? Certo. E chi è il mio migliore amico? È chiuso. Fai un torto alla nostra amicizia. Fa sentire a Coco Bill, il mio migliore amico. Ma non è surdo? Sì, sì, ma leggi il labiale. Ma è una cataratta, no, papà? Ha un occhio solo. Fa sentire. È Michele. Sei contento di andare con zio Michele? Sì. No, ha fatto cagaba così. No, perché te la cervicale bloccata, povera bestia. Vuoi dire sì e fa no, Sei contento? Aggiudicato. Stati bene, addormentati un'altra volta. Buonanotte. Chiudiamo il canestino. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e... E dona le unità e pace secondo la tua volontà. Ah, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ah, la pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Amen. Dove abbassa questa bocca. Corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Dove sei? Scusa cara, corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Dentro. Vai figliolo, vai. Roberto, vengo subito. Vado un attimo in bagno. Michele! Qui! Che stai facendo? Oh, ma che capito? Volevo pulire il cestino. Con coccobille dentro? Certo! E cade? Ma questo non cambia 30-35 anni. Non se cade? Ah, se cade muore, dice. Secondo te? Perciò la povera bestia, con tutti gli acciacchi, si è radunata tutta la sua roba, via dalla copertina, dopo passetta, si è messa sotto il braccio e con l'altra zampa si è aggrappato con disperazione alle pareti del cestino. E l'attaccamento alla vita, Certo. Sai come fa a ricordare? Gaetano Migliaccio, tu ricordi? Buonanima. Quello era mio paziente. Lui sapeva di dover morire e mi raccontava che si sarebbe voluto togliere un ultimo sfizio, l'ultimo desiderio. Voleva fare l'amore... Indovina con chi? Con chi? Avvicina. Irene Pivetti. Niente di me. Morì con quel sogno. Ma tu ci pensi? Quello ci avrebbe fatto l'amore. Mica era una cosa sicura.
Sempre la Pivetti, eh? Si poteva pure tirare indietro. Pianella è una donna profondamente cattolica. E allora? Per una donna cattolica accettare di andare a letto con un moribondo, Michele, sarebbe un gesto di carità cristiana. A Pivetti non avrebbe mai rifiutato. Sì, sì, forse a Pivetti per carità cristiana non avrebbe rifiutato, sono d'accordo, sì. Secondo me nessuno rifiuterebbe. Qua non sono d'accordo, dovrebbe venire nel nostro paese, siamo alla Santa Inquisizione. Qua una donna che accettasse di fare un gesto simile, diciamo, verrebbe sicuramente scambiata per uno senza scrupoli. A proposito, ma tua moglie che è svedese, è cattolica? Non ne parliamo proprio. Ma fa piacere. Se una donna mi venisse a chiedere di soddisfare il suo desiderio di stare con me, io accetterei senza battere ciglio. Ma non ci posso credere. Niente di me. Tu stai allupata, è normale. Michele Seita. Bettino. Il problema è il contrario. Se tua moglie accettasse una proposta del genere. Cioè che cosa? No, dico, se Frida accettasse di soddisfare il desiderio di un moribondo. Ah, ma che c'è? Siamo nel campo della pura teoria, perché nella pratica non credo che Frida accetterebbe una proposta del genere. E se accettasse? Ma che cosa? Di andare a letto col moribondo che esprime l'ultimo desiderio. Ah, sembra un fatto con un moribondo, diciamo. Ma sai, per una donna è molto, molto diverso. Ah, sì? E perché? Ma non devo saci leggere, perché mai è diverso. Comunque, Robè, meno male che né io né mia moglie siamo famosi come la Pivetti. E chi ci azzecca? Sai, a volte la lente televisiva fa apparire le cose molto più belle di come sono nella realtà quotidiana. Ti faccio sentire sto pezzo che ho composto alla orecchia, che è una cosa. Ma io tua moglie Frida la vedo senza la deformazione della lente televisiva. E che c'entra? Mi piace lo stesso. Ah, ti piace? No, poca, assai. Certo, è una bella donna, ma niente di straordinario. Non mai sminuimi che, prima di tutto, è svedese, con tutto il carico di sensualità e di fantasie erotiche che questa nazionalità comporta. Ma quando mai, Robè, Frida è una patana senza malizia. Non avrà malizia, ma devi ammettere che ha un corpo invidiabile. Miche, dovessimo parlare delle gambe di tua moglie? No. Non sono gambe, sono due fusi. Quando cammina, mi pare una pantera, bionda, quei capelli così soffici. Miche, quella quando cammina in tuo paese si ferma nell'orcio. E svida sa che ho sta vivendo, la rodia di notte ma scende, se manca ma cosa vuole. Angola, angola, e forza, la mia scatta matta, un ben cuore per mania cammina. E gli occhi, Miche, gli occhi, quando ti guardi, pare che ti accarezzano, sono affatata. E sconvivenza, adesso vivenza, pazienza con consequenza, resistenza. La linea sinuosa del naso e la bocca ben disegnata, perfetta, carnosa, vellutata. Non è una bocca, Michele, è una schiocchicera. Angola, angola, e forza, la mia scatta matta, un bel cuore fa bagnata. È più che bella. Tua moglie è una femmina non esagerata. Posso parlare francamente, Michele? Mogliere è proprio buona. Mogliere è arrapante. Vabbè, basta! Che è stato, Michele?
Ma ti avessi a fa male? Ma figurati, io pensavo ti fossi offeso. Io? No. Ma tu mi vuoi bene? Una volta! Te l'ho detto, ti voglio bene e basta! E allora? Allora che? Posso andare a letto con tua moglie? Mi devi credere, hai fatto un'espressione talmente naturale che per un attimo ho pensato che veramente mi avevi chiesto questa cosa che hai detto poco fa. Ma sciaga. È il mio ultimo desiderio. Ah, proprio l'ultimo? Cioè un altro non ce l'hai? Ma quando torni? Ida! Miki! Ida! Ma Robè! Solleva la tua. Che fai qua? Meno male che sei qua. Che paura, Robè. Mi sono fatto un brutto sogno. Ah, sì? Mi sono sognato che niente di meno partivo per gli Stati Uniti. Per operarmi al cuore. E come stai? Ci devo andare. Vabbè, ma che c'entra? Nel sogno che ho fatto io, la tua operazione, no? Era molto rischiosa. Avevo poche probabilità di sopravvivere. Eppure questo è vero. Purtroppo. Allora la terza parte è meglio che non te la racconto, Robè. E sono venuto qua e ho espresso l'ultimo desiderio. Fare l'amore con tua moglie Frida. Madonna, ma mi sento male un'altra volta, Robè. Ma non mi dire che sei svenuto per una fesseria del genere. Mica è un rapporto sessuale, che vuoi che sia. È come mangiarsi un buon piatto di spaghetti. Sì. In questo caso gli spaghetti ce li mangiamo io e tua moglie. Voi vi mangiate, a me mi resta un colpo di stomaco, Robè. Ma sei o non sei il giornalista spregiudicato e sferzante che ho sempre conosciuto? Bravo, sferzante, questa è la parola giusta. Mica sei geloso? No, Robè, ma quando mai? E allora? Guarda, Robè, io te lo farei pure questo favore, no? Solo che appena ci penso, ma me la chiagnere, ma... Mica, guardami negli occhi. Guardami. Tu mi vuoi bene? Non tanto. Ma perché compro sempre borse così grandi? Poi mi lamento che non trovo le chiavi. Oh Gesù, è l'estate! Addio, Michele. Tanto piglia collera e così è niente. Non ci siamo capiti, tutto qua. L'altra parte era impossibile. Io sto per morire. Tu invece hai una lunga vita davanti a te. Ti ricordi quando andavamo sotto il balcone a guardare se usciva la mamma di Frida? Qui, Michele, se c'hai un poco di tempo, me la dici una preghiera. Non metti una paura. State buono. Vabbè, Robertina, amica mia, che c'è fatto? Non mi hai voluto capire. Io non è che non ti volevo aiutare. Dipendesse solo da me. Ma perché, Michele? Da che dipende? Robè, sai che stai pensando? È che non so Frida come prenderebbe questa cosa che tu mi hai detto. Cioè? E quello si potrebbe pure offendere, lo sai. A chi, Frida? Quello è permaloso.
Frida. Che lei svedese, si offende. Ma sai, quella è una donna così aperta, libera. Per lei sarà come fare un gesto di affetto nei riguardi di un amico in difficoltà, tutto qua. Pure di sicuro, ma d'altra parte non ci sta purtroppo. Che possiamo fare? L'ha mai aspettato? Ciao. Ciao. Amore, io ti amo, tu mi ami? Ma certo che ti amo, ma che succede? Niente, niente. Senti, non dovevi andare dal parrucchiere? Ma ci sono già andata, non si vede. Sì, senti, fa una cosa, perché non vai a trovare a mamma? In Svezia? Ma no, mamma tua, mamma mia. Mamma tua è morta, amore. E tu a così mo dici? Ma che sei pazzo, Michelino. Ti voglio fare una sorpresa. Indovina di chi ci è venuto a trovare? E dove sta? Robertino! Ciao, Frida! Come va? Michelino, ma che fai? Amore, facciamo vedere a Roberto come mi vuoi bene, dammo un bacetto. Va bene, c'è bisogno. Se no non me l'avrebbe dato. E a me non mi vuole bene? Boh, ti presento a Roberto. Presentarmi, se ci conosciamo benissimo. Allora è inutile che vi salutate. Fammi salutare tua moglie, Michele, leva da amici. Poco, basta. Stai benissimo, sta. Grazie, sì. Ti dispiace se mi metto un po' in libertà? Anzi. No. Ma che c'è adesso? Perché fa freddo. Freddo, ma io sto morendo dal caldo, tra il parrucchiere con il casco bollente e gli sguardi della gente addosso. Ti sento i bolori. Che è, Robè? Tu hai sentito? Sembra che non abbiano mai visto una donna. Certe volte mi fanno venire voglia di andare nuda per strada. Ho letto con qualcuno. Queste sono quelle notizie che ti aprono il cuore. Amore, chiuditi dentro! Don Leonardo, padre Leonardo, aspettate un momento, mi devo confessare. No, che cosa vuoi avere fatto alla tua età? Me ne devo andare, capito? Capitati. No, ho detto che sei una donna onesta e timorata di Dio, me ne devo andare, scusami. Ma quella è la colpa, è tutto di mio marito. Che ti ha fatto? Si è presa la pillola. La pillola? Sì. Che pillola si è presa? La pillola per l'imprudenza. Per l'imprudenza? Sì. Per l'influenza. E devi andare dal medico, non da me. No. Dimmi. Padre Leona, dimmi, come figlio. Si dice quando un uomo non ce la fa più? È stanco. No. E si ammoscia tutte cose. Si ammoscia. Diciamo così. L'impotenza. Abbassa la voce. Hai capito, me ne intendete? Che? No, ti capito tutto. Ho capito, che ci sei, è normale. Da quando si è presa quella pillola sì. È diventato un diavolo scatenato. Lui. Padre Leona sta sempre in mano a tutto l'ora. Sono priva persino di vedere un po' di televisione. E lui arriva di dietro. E mi vuole far sedere. Oh, Gesù santo, e buttala sta pillola. Ehi, è che so, sei, ma... E qua ci vuole la confessione, andiamo, va. L'ho detto io, l'ho detto che come la confessione. Michelino! Che c'è, amore? Hai offerto qualcosa, Roberto? No, non fa niente, Roberto... C'è l'aereo che parte, amore! Ma la c'è fatta! L'ho detto per cortesia! Le vuoi parlare, sì o no? Ma che cosa? Dai, Michele, ma fai fare tardi! Sto pensando come devo dire! Fammi sapere! La prima parte è facile, la seconda che non può... Tu mi fai perdere l'aereo! Che succede? Madonna! Amore, ma che fai? Compliti! Mi sono preso un tale spavento! Deve essere un toppo! Due occhi enormi. Chi l'ha peggio in usura c'ha? Cioè gli occhi arancioni? Tutto occhio. Canini sporgenti. Così? Sì. Coccobill. Non è possibile che è evaso. Evaso? Le nuganestrini perché te ne sbarra. Sembra casa sua. Non l'abbandonerebbe così. Ma perché si porta pure a casa quando scappa? Si è attaccata alle cose sue. No, roba, come si dorme? Perché? Quella esce di notte. O pipistrella. Far l'imbecille. Vai a controllare sul terrazzino se hai lasciato il canestrino aperto piuttosto. Va. Mamma chiappa. Chi è Coco Bill? Ma lo conosci? Coco Bill è il cagnolino che mi ha lasciato mia madre.
un chihuahua molto piccolo. Era lui! Disgraziata! Guarda, la tana è vuota! Che è questo? Questo è Pecos Bill, sono gli effetti personali. Ma perché te ne pure la patente? Chi? Un cane? Sì, l'hai visto con un furgoncino, mica no. Showcase. Cocco? Bello! Cocco bello! Cocco fresco, andiamo a vendere il cocco sulla spiaggia, andiamo! Lo vedo! Allora. Lo vedo. Spostata, Michele. Dov'è? Sta ferma. Non lo vedo. Dietro alla gamba del letto, lo vedi? Lo vedi dietro? Oh, alla gamba del letto. È blu. È blu. Sta male. Amore. Lo vedi? No. E allora che guardi a fare? Cacca! Scusate, ma è sordo, è sordo. Ma io no. È scappato. Corri. Disgraziata, ciao. Corri. No! Quando passa a me che non conosce la voce del barone. Vieni qua, Cocco Bill. Chihuahua. Vieni qua subito, guarda, ma fai la piazza. Cocco Bill. Chihuahua. Non fare il mascotto. Ciao. Ciao. Geremia. Che stai facendo? È buona, zia Frida. Michele, in mezzo ai piedi. Ma puoi scappare di mezza scala? Guarda, tira veloce, accia! E vai fuori, parpaggiare, vai! Bisogna prenderlo! Bisogna prenderlo! Non posso correre. Perché? Sei grave? Io sapevo che stavi male, ma non fino a questo punto. Hai capito che l'ha fatta? La cosa qua... Ha alzato le sbarre della cantina. Eppure scaltra la creatura. È forte. Questo è l'attaccamento alla vita. È vero? Roberto? Dove sei Roberto? Io sta con zia Frida. Allora, fa una cosa, zia. Tieni d'occhio a Cocco Bill. Sì. Che non ci va a fare una cosa subito, torna subito. Sì, fai bene. Quella è buona, zia Frida. Pure Roberto ci piace. Aia! Fosse costumata! Tieni d'occhio a Cocco Bill! Sì. Vabbè, però dopo me lo posso tenere. No? Te lo devi tenere! Grazie. Che begli occhioni che c'hai! Mi sembri un cane! Roberto? Sì. Frida? Roberto! Dall'occhio me l'hanno fatta. Non me l'avevano a fa. No, ma io la giro. A tutte e due la giro. Senza pietà. Io la giro! Ma che c'è? Ma perché vi siete nascosti? Ma che nascosti? Stavamo fuori al balcone. Non ti devi mettere fuori al balcone. Te l'ho detto mille volte, è pericoloso. Gente ti guarda di nascosto per vedere che fai nella speranza che ti spogli, è vero Roberto? Come sei maniacale, Michelina, vedi il sesso dappertutto. Io? Michele, ma levo una curiosità, ma quelle iniezioni che ti ho prescritto per il sistema nervoso, ma tu ti stai facendo? Come no? Sembrava così calmo, evidentemente l'ultima iniezione non ne ha fatto effetto. Oggi no. Robbe, mi dicevi di questo intervento? Partirò fra poche ore. Tu sei un riccio, Io sono un merlo. Geremia, ma cosa fai? Dai, muoviti che si mangia, su, dai che lo zio mi aspetta per la siringa. Vuoi volare con me? Memo, cos'hai in quel cestino? Un amichetto mio. Andiamo, dai, su, vieni a mangiare. Ma è un intervento davvero così pericoloso? Sai, sono statistiche. Si parla di probabilità di sopravvivenza. Chi dice 5? Chi dice 3? Chi dice 1 probabilità su 100? Oh, mamma mia. C'è pure chi dice 10. Michelino. Qui. Roberto. Ma che hai fatto? Spaventata. Michele, questo è il momento buono, vacci a parlare. Ma di che cosa? Come che cosa? Glielo vuoi chiedere, sì o no? Sì o no? Rispondi, sì o no? O sì o no? No, o sì o no? Ho capito, o sì o no? E che risposta è? Provvisoria. Non fa presa te vestire.
Chi è? Havana 9. Havana? 9. O da così, signor. Chi volete? Cordova. Signor Cordova. Cordova. Ehi, che dici? Vabbè, calmatevi, Cordova, ho capito. Gabbi, andiamo bene. Sì, un momento, un momento. C'è un tassi giù al palazzo, devi scendere. Se Frida dice sì, lo devo fare aspettare. Se dice no, scendo subito. Vabbè, sta scendendo, eccolo qua. Tazzica, sta scendendo. Ma di chi ti aspetta? Sì. Sì! Sentiti, sto bene, Carmen, non lasci di cazzo! Vabbè, non ti disturbo, guarda a me! Guarda la faccia! Ti mo' aspetto un altro quattro ore! Oh, va là! Calmatevi, faccio scendere un attimo! Cortesia, fai passare! Chi stiamo posto mio? Stiamo al cinema, stiamo! Roberto, vai da solo in America? Sai, non ho nessuno, mia madre è morta. E gli amici? Gli amici che ci stanno a fare? Infatti. Infatti, noi ci teniamo a Coco Bill, e non è poco. Roberto, io vorrei fare qualcosa di più per te. Se posso fare qualcosa, dimmi, con tutto il cuore. Non ti sbilancia, amore! Michelino, adesso basta. Capisco che stai preoccupato per tuo amico, ma adesso cerca di calmarti. Vedrai che troviamo un modo per aiutarlo a Roberto. È questo che mi preoccupa. Dunque, Frida, Michele ti deve parlare. Michele. Vabbè, glielo dico io. Allora? Una cosa breve. C'ho l'aereo che parte, ma fai perdere l'aereo, eh? Raccomando. Ho capito, non sta aereo. Io direi di cominciare da Irene Pivetti. Cominciamo da Irene Pivetti. Fammi parlare a me, stata zitta. Ok. Dunque, Frida, ci sono delle cose nella vita difficili da dire. Però quando sei nella mia situazione, che stai per morire, allora il coraggio di dirle quelle cose, anche se sono imbarazzanti, scabrose, lo trovi. Giusto? Oh. E io così ho fatto. L'ho detto a tuo marito anche a costo di fargli del male. Ho fatto bene? Non capisco, che cosa gli hai detto? Frida, io... prima di morire voglio... Vorrei? Fare una volta. Che? L'hai capito? No. Michele, tu hai capito? Io me ne sono andato per un'idea. Vorrei fare l'amore con te. Ma stai scherzando? No, Frida, chi sta scherzando? Michele, è la verità e tuo marito lo sa benissimo. Frida, è il mio ultimo desiderio. Hai finito? No, padre, l'ultima volta mi voleva possedere in macchina in mezzo a piazza Spiox. Spiox? Sì. E dov'è sta piazza? La piazza con la rondine in mezzo. A rondine? Mai sentita? Oh, mamma mia, dove ci sta la gelateria di Zicchinetto? Rondò, che rondine? Rondò. Beh, quella si chiama piazza San Pio X, che Spiox? Spiox. San Pio X è un numero 10. Sì. Ma come, in mezzo alla strada? Sì. E tu ovviamente ti sei rifiutata. E come facevo? E poi ho pensato... tanto domani mi vado a confessare. Oh, santo cielo, ma che sta succedendo in questo paese? Vabbè, io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E dici 100 Padre Nostro. Sì. E 100 Ave Maria. Se mio marito mi dà il tempo. Ah, sì? E pur 200 Gloria Patria, hai capito? E chiuditi dentro, vedrai se non te le fa dire. Se no, non ti assolvo più. Beh. Adesso lasciami andare che c'ho da fare. Ma poi come si chiama questa pillola? Che si ricorda? Aspetta, scusa, che stai combinando? Allora, che stai facendo? Sto meglio qua. Sì? Sto ambidestra. A me mi pare che ci stiamo agitando per una sciocchezza. In fondo, che cosa vi ho chiesto? È un gesto di amicizia, pulito, senza peccato. Un gesto d'affetto, di solidarietà, di carità cristiana. Carità cristiana, no. Non vorrete mica rimanere col rimorso? Sì, sì.
Mica. In fondo è come se lo facessi tu. No, non è la stessa cosa. È la stessa cosa, è lo stesso spirito che ci unisce. Cambia solo il corpo. O guscio. Che cambia? Il guscio. Vabbè. Ok, capisci il guscio tu? Sì. Non essere morboso. Frida, tu che ne pensi? Ma che t'ha pensato? Stai bloccando sta piccirella, tu sei venuto qui in fretta e furia. Non si chiedono queste cose, non si porcarisi, non si fa. Guarda, che le è rimasto senza parole. Ma non ti farà male? Facciamo piano piano. E dove le vorresti fare? Però non mi sento male, peggio di prima, non be. Due di tante ne faccio il domino e non fa luccare un po' di solito scelta. La mia ragazza per chi sono meglio rimane nella loro delizia. Ma insomma, la vogliamo finire o no con sta musica? Che sono tre ore, son. Ma basta! Tortolè! Urtate! Io ho fatto il militare vicino a Bologna. Scuso, ascoltavo un poco di musica di sentimento. A voi non vi piace il sentimento? Voi siete una bella donna, vi dovrebbe piacere. Non sì che mi piace il sentimento, cosa c'entra? Però ci vuole il suo posto giusto per manifestarlo. E adesso scusi che devo rientrare in casa, Scuso! Ci possiamo rivedere? Come va? Si è fatta tardi. Ma no, lui, come sta? Sta bene, non ti preoccupare. Frida! Ui, Robè, che fai qua? Mica è un'ora che sto qua, Meno male. Ho fatto un sogno bruttissimo. Che mi devo operare al cuore. Mi raccontavo la stessa storia. E che hai fatto? Lo stesso sogno mio? Michè, è tutto vero. Però non mi sento even in main. Ci lasci un momento da soli? Sì, sai che cosa è, Frida? Che siccome si sta facendo tardi, allora se decidete per il sì e vogliamo fare una cosa come si deve, ci dobbiamo sbrigare. Roberto, per favore. Chiedo scusa. Mi chiamate voi? Scusa. Sai, esco. Io amo solo te. Se decidiamo di accettare la richiesta di Roberto è solo per affetto. Lo facciamo perché gli vogliamo bene. Poverino, deve morire. Tutto quanto ma morì. Roberto è il tuo migliore amico. Sei tu che devi decidere. Hai visto com'era pallido? È la luce. Non fare così. Allora? Fate presto. Ma allora aspetta, ti ho pregato. Scusa, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. Non me l'aspettavo. Ma anch'io, sai. Ma allora tu veramente mi vuoi bene? Vabbè, poi ti faccio sapere. Me lo faresti un ultimo favore? Nada. Me lo fai un sorriso? E a dove io sto sorriso, vabbè? Sai perché te lo chiedo? Perché se sto di là e penso a te di qua con la faccia sofferente, io mi sento male. Ma pure se sto di qua e penso a te di là e vedi come mi sento io. Grazie di tutto, Michele. Ti auguro una lunga vita. Grazie. 100 di questi giorni. Mamma rogarmi. Sono confuso con il compleanno, perdona. Non ti confondere, Robè. Michele, grazie assai. Questo è il Michele Seta che voglio ricordare per sempre. Un uomo forte, coraggioso. Sterzante. Che sta a parola d'onca. T'ha già guardato in faccia buona, Michele? No. Fammi appicciare la luce. No. Michele. T'avevo detto non appicciare.
Io posso stare tranquillo, posso andare. Non ti preoccupare, non ne avanza a me, vai. Amico caro. Amico mio. Amico del cuore. Vattene, va. È tardi. Robè! Robè! Mica, sto canna a Luca, che è stato? Cerca di non essere troppo bravo. Ti amerà più di prima. Tu le hai dimostrato di essere un vero uomo. Non sono tanto sicura. Posso andare adesso, mi è stato buono, grazie. Aspetta! Aspetta! Che ci fa? Aspetta! Che ci fa tardi? Non mi... Ma mi rispondi? Pronto? Chi? Andata a vota, Havana 9. Deve aspettare. Sentite, dovete aspettare. Il tempo di... Il tempo di... Vabbè, ma va... Poi, mi aspetti qua? No. E che fai? Chiudo tutto, scendo giù, mi faccio quattro chiacchiere con Havana 9. Bravo. Ma voglio pure una bella cosa fresca, un bar. Un gelatino. Un cornetto. Proprio un cornetto, niente. Ti ho sbagliato. Ui, senza rancore. Chi ha avuto, avuto, e chi ha dato, ha. Scordandoci ho passato. Simminavola, vai, sa. Brava, canta, mica. Ah, simminavola, vai, sa. Grazie assai, grazie. Simminavola, vai. Buon Michetta, buon. Grazie assai. Preoccupa. Così niente, Robè. Così niente. Grazie, così niente. Simminavola, vai, sa. Frida. Benissimo. Adesso veramente ho paura di morire. Michelino! Dove sei? Cucina, che vuoi? Come cosa voglio? Ma come cosa voglio? Ti devo fare la siringa. No, lui oggi no. C'ho la pressione bassa. Facciamo domani. Che domani? Mo che domani? Ti facevo più coraggioso. Dai, dai, muoviti. Poche storie. Ti stendi un momentino sul letto? No, lui! Sul letto no. È impossibile. Perché? È scomodo? Scomodo? Ma che scomodo! Peggio, lui, molto peggio, devo uscire. Devo fare una cosa urgente. Devi andare a cercare Coccolini, la figlia. Coccolini, non avere paura. È tornata. Oh, è bella una moglie, non dovrebbe stare fuori di casa a quest'ora, lo sai o no? Tu sei troppo nervoso. Sei geloso, eh? Sì che sei geloso. Eh beh, non hai tutti i torti, eh? Con tutto quello che si dice della Frida in paese. Perché che si dice? Che si dice? Si dice che è svedese. E che c'entra? Con quella mamma che si ritrova poi, che stava lì sul balcone, tette al vento. Tette al vento, andiamo. E poi scusa, com'è che siete sposati da 2 anni e non avete ancora avuto dei figli? Adesso basta! E ma cos'è che hai? Oh, mamma mia, ma sei pallido? Ma vieni a sederti. Vieni, tesoro, siediti. Ma Michelina, accendi bene una luce. Oh, mamma mia. Zia Frida. Zia Frida, chissà dov'è la zia Frida. Acqua. Acqua, tesoro, amore, acqua. Adesso le mamme ti prendono il bicchiere d'acqua. Ma che fate? Guardate dentro. Luisa! Falla bollire l'acqua e mettici pure una buccia di limone. Va bene. Un merla che se bevo con la reina. Senta, zia, che ti volevo dire? E che stavano facendo, la dentro? Ma che le malate di cuore, che poi fa? Ma che le giocano? Le stanno giocando. Ti permettere di parlare con mamma, te le spacco. Sto scherzando. Sa che fa, zio Michele? Tu compri la sciarpetta arancione. Così fai completini che zampetta. Che dici? Ma non devi parlare con mamma. Me lo prometti? Brava, zio. Adesso zio Michele chiude la porta così mamma non sente.
Signor Cordova! Chi è? Sono lì. Io già ho aspettato 5 minuti in più e mo state esagerando. E allora io che sono l'ultima face? Yeah, sono l'ultima face? Sì. Dice tu, già chi sei l'ultima face? Mi scusi. Yeah. Ma voi chi siete? Come ci so? Chi me fate? Avana 9. Ehi, signor Avana. Signor Cordova. Ma io non sono Cordova. E allora io con chi ho ballato a Cito? Con me? Giobbi, Giobbi che siete voi allora? Non dovete alzare la voce. E chi sta alzando la voce? Io sono una persona educata, signore. Io non posso perdere il tempo. Io tengo a mammare in goliette. Viate a voi. Ma ragionate, voi mi fate perdere il tempo sotto a palazzo e magari dopo non guadagno manco una lira. Io arrisci tu, già che non guadagno manco una lira. Io. Lo devo dire? Sì! Guadagnate anche una lira. Obbi! Buoni. Se poi volete stracciare le carte di 100.000 lire, io allora non c'è problema. C'è problema? Eh? Problema? Problema. Bravo. Non si è indovinato. Non è colpa mia, quello è il taxamento che scorre a presto a presto. Guarda me. Voi lo sapete il taxamento come fa? Non mi ricordo. Io lo so. Ma voi siete la moglie del signore? No, lui è mio cognato. Io sono vedova da 10 anni. Condoglianze. E non vi siete mai risposate? Non me l'ha mai chiesto nessuno. E quelle stesse che oggi l'uomo maschile non ha più quell'arte della parola amorevole. Non so se mi sono espresso bene italianamente, signor. Neanche io sono sposata. Col tax si guadagnano bei soldi. Sentite, quando avete finito di fare i faraniello a tutti e due, mi fate la cortesia di uscire da quella parte. Che paura! Ma che fai? La porta è aperta. Ma ci chiappato, l'ho fatto impressionante. Senti, ti devo parlare. Michelì, è arrivato già Roberto Cordova. Ma perché Roberto Cordova non è questo? No, lui è Michele Seta. Ascolti padre, non sarà stato mica Geremia a dirgli che Roberto era qui. Guardi, non gli dia retta che quel ragazzo mi è diventato pure bugiardo. Geremia, Geremia ha detto che Roberto Cordova stava qua. Ma pure io tengo appuntamento qua con il signore Cordova. E quelli tac sabato cammina e chi pago? Dove sta Geremia? Dov'è? Dov'è? Starà a cercare il cane. Trovatelo subito e portatelo qua. Beh, ma perché, padre? Ascolti, non mi farà mica stare in pensiero, eh? Niente, niente, cercatelo immediatamente. Aspettate un momento. L'ho visto io, scappa di mezzo alle scale. Allora io vado, eh? Se poi qualcuno mi aiutasse a cercarlo. Con permesso. Accompagno. Permesso, padre. Prego. A cercare. Cercare. C'è problema? Cosa? Problema? Problema. Bravo. Ma chi è sta bestia? Problema, devo andare, c'è la gente pure io. Michelì, e Frida? Non è tornata ancora. Ah, signore, ti ringrazio. Andiamo a fare 4 passi. No, no, che cosa? Ti devo dire una cosa importantissima. Geremia! 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 Geremia, dimmi una cosa. Dove l'hai vista Roberto Cordova? Che è successo? Dimmi. Dove l'hai vista Roberto Cordova? Io non parlo. Fischio soltanto. Ho capito. Quello vuole che gli parlo con il linguaggio degli uccelli. Hai visto? Perché tu conosci il linguaggio degli uccelli? Io. Guarda, l'hai fatto offendere, no? Geremia, guarda. Adesso gli chiedo dove sta Roberto Cordova. Ma che quello risponde? Speriamo. Geremia. Roberto? Dove sta Roberto Cordova? Cadetta. Chi? Hai detto chi? Posso vedere dove sta Roberto Cordova? L'ho capito, è la seconda parte che non è chiaro. No! E che hai fatto? L'hai fermato? Il suo condominio che non si può urlare, sarà fastidio.
Ma è amore della mamma, ma cosa ti hanno fatto? Ti ha messo il panno nero in testa, cattivoni. Eccolo qua, adesso la mamma libera il suo uccellino. Andiamo a casa, va, andiamo a casa che è meglio, su, su. Rondando, ho capito. Luna, andiamo a fare quattro passi. Ma che meglio, vieni dai. Michelin, permesso? Che permesso? Io non so se tu sai che Roberto si deve operare. Perciò mi capi. Perciò mi capi. Non sai che cosa ti vorrebbe chiedere prima di partire. So tutto. Come sai tutto? Eh? Cioè, tu sai che lui vorrebbe... No, che dice che vuole con Frida... Per il fatto del cuore che deve andare. E questo lo so. Embe che cosa? Michelì, guardami negli occhi. Non avrai mica intenzione di accettare? No. Ah, signore, ti ringrazio. Senti, no, perché tu dici che forse avrei dovuto accettare. Avrei dovuto? Cioè che si dovrebbe accettare. Che cosa? Sì, per carità cristiana, sì. Ma tu sei pazza! Nemmeno! Fammi schiacciare il pulsante! Ma schiaccia! Michelì, se tu accettassi, chiunque poi si sentirà in diritto di chiedere la stessa cosa. Michelì, parliamoci chiaro. Se Frida decide di soddisfare il desiderio di Roberto, finisce che qua diventiamo tutti moribondi. Allora, solo tu? Ma tu stai parlando all'uomo o al ministro di Dio? Presto con questi costumi. Un momento, adatto, perché è presto facendo i figli? Dove stanno San Giuseppe e la Madonna? Eccola qua, ecco. Ma come? Ti prendi l'impegno di fare la Madonna e rimani incinta. Lascia perdere, Leonà. Ma si vede, la pancia è brutto. La Madonna incinta è blasfema. Zio Michelo, chissà chi somiglierà, eh. Aia. Spuntando l'alba. No, Luciani, tu sei il mio preferito. Non mi anticipare, devo dare io il via, va. Scusate, maestro. Pronti? Bambina mia divina, io ti vedo qui a te, ma. Ho detto dopo. Padre, ma Lori non prova la canzone del Natale? Dopo. Hanno pronto quanti no? Sta spuntando l'alba. È nata giornata luminosa e chiara sta spuntanna. E tu che fai, Benino? L'orma? Orma? Beni? Dormi. E come faccio in coppa a scala? Perché ti manca il senso della metafora. Che mi manca? Vabbè, comunque chiudi gli occhi. E vabbè, quando viene Natale? Adesso voglio vedere. Vabbè, vediamo un po' se sai la parte. Allora, Non suggerire. Padre ca padre ca chi padre ca chi ca chi padre ca catenga padre catenga luce padre catenga luce finita? Sì. È recitata questa? Sì. Ma che sì? Padre catenga luce in giusa. Ma per forza non te la ricordi, quello non chiude gli occhi. Fusci. Nice. Che c'è? Ho incontrato Roberto Cordova. A chi? Roberto Cordova. Allora è vero che sta bene? Ma sei sicuro che era lui? Gesù, muovere che mo non conosco più a Roberto Cordova. Recetta. Io non conosco più a Roberto Cordova. Ho detto è certo che no. E dove stava? Di taxi. E non lo potevi fermare. E che faccio, vigilia? Sono troppo contento che sia stato su Roberto Cordova. Perché per via che viene a cercare a lui a casa di Michelina, che ebbi la tua conoscenza. Esatto. E viva Roberto Cordova! Viva! Russo, voglio il tuo taxi! Sì, russo come l'amore. Vai in parrocchia, vai, che devo provare. È meglio che me ne vado. Bravo. Se no bastiamo all'opera d'arte.
E tu scendi dalla stella e si signore della cenere velo e vieni in una bella e si signore fredda la cenere velo. È strano che Roberto non ci ha fatto sapere niente. Lo mandavamo a prendere. Ma proviamo la canzone. E via! Una luce splendente a Betlemme, la lana rotta. Michele, che c'è? Aveva dato la sua parola che non sarebbe tornato. Saresti stato più contento se fosse morto sotto i feri. Sì! Sì, nurignante creatura, chi agnenne era nata, o creatura, chi agnenne era nata. Non volevo che morisse, così almeno non fosse più tornato. Se penso che potrebbe essere il padre. Michelino, non ricominciare un'altra volta con la stessa storia. Ti ho detto mille volte che non è successo proprio niente quel maledetto giorno di 7 mesi fa. E allora perché siete stati chiusi in camera tutto quel tempo? Se ti dava tanto fastidio, perché accettasti? Perché accettammo! Non dimenticare che fossi proprio tu a parlare di solidarietà, di carità cristiana. Allora, se ci avevi ripensato, ci potevi almeno fermare. Ma come facevo? Entro prima Luisa, poi Geremia per acchiappare il mostro di Cocco Bill, poi Giacchino da assista, padre Leonardo, ma pare una riunione con tu! O chi lo bambiniel, un lucariel, scafaratiel, grazie a Dio, si chiama Gesù. Tu mi devi dire che cosa avete fatto in quella stanza? Niente, niente, niente. La luce splendente. Tentò. Un'erchiuale! Di nuovo! Roberto Cordova! Christine la svedese! Ma che bella sorpresa! Soprattutto per me, ma che ci fai in Italia? Sono venuta a trovare mia figlia! Meno male! E tu come andate in America? Lei come mi trovo? Sto bene? Benissimo! Meno male! Vieni qua! 25 anni fa per un abbraccio simile avrei speso pure 1 miliardo! Oddio, pure adesso, non è che... Ah, Roberto, tu non cambi mai. Solo con l'età sei più attento. Non ti rompi più la testa per le donne, eh? Sto in convalescenza. Allora accomodati, arrivo subito. Ma mi dia una decina di giorni di tempo, ma anche meno. Appena mi sento meglio sono disposto a spaccarmela pure in 4. La testa per lei. Ormai neanche mio marito mi guarda più. Certo, sti svedesi sono proprio una razza a parte. Pensa, non è neanche voluto venire in Italia. Non accetta il fatto che siamo diventati nonni. Nonni? Sì, te l'ho detto che sono vecchia. Frida finalmente si è decisa di darmi un nipotino. Ma perché Frida è incinta? Sì, di 7 mesi. Ma gira la testa. Sai che oggi è il compleanno di Geremia? Lo festeggiamo in un ristorantino sulla spiaggia. Perché non vieni anche tu con noi? Geremia compie 14 anni. È un bambino. E ogni anno che passa per lui potrebbe essere l'ultimo. Lo sai che Luisa si è fidanzata con Gioacchino? Un tassista. È una brava persona, anche se è un po' naif. Lei ha paura di sposarsi. Teme che la malattia del figlio possa precipitare da un momento all'altro e allora... Mamma, la prossima volta che muoio voglio nascere aquilone, così mi fate volare tu e zio Havana, Piano piano, piano, cotto, mangiamo, piano. Ah, ma Geremia, tu sono festeggiato, dove sta? Qui, bello, come sta? Bene, grazie. Grazie. Guardate che vi ho portato. Roberto! Stai benissimo. Ciao Frida. Ciao. Anche tu stai molto bene. Grazie.
Ciao, Michele. Uè. Complimenti, che bel pancione. Siete belli. Giusto il tempo che non ci sei stato. Buongiorno! Ciao, mia! Buon compleanno! Ciao, mia! Bentornato. Leonardo. Come stai? Buono, buono. Leonardo. Ehi. Ancora prete? Voglio. Andiamoci a pigliare un bel aperitivo, va? Che è meglio, va bene. Auguri, Geremia. Quanti baci, quanti baci. Ma guarda chi c'è. Roberto, ma che piacere vederti. Ma come stai bene? Stai una bellezza. Auguri, buon compleanno. Di Roberto quanti anni compi oggi? Ma come uomo, come merito. Vai dai tuoi amichetti, vai. Allora, Roberto, raccontami tutto. Come è andata negli Stati Uniti? L'intervento è stato praticamente un miracolo. Hai visto? Il Signore ha voluto darti un segnale molto chiaro. Tu hai saputo rinunciare ai tuoi propositi insani. E il Signore ti ha premiato. Del resto, anche la gravidanza di Frida è un segno chiarissimo della volontà del Signore. Che cosa ti ha detto il Signore? Chi? Il Signore, che cosa ti ha voluto dire? Ma quando? Ma come quando? Il Signore ti ha detto: Michelino, questo figlio è il frutto del tuo amore. Ma proprio sicuro che ha detto questo, non ha? Certo, tu crescerai il frutto del tuo seme. Ma perché? È il padrone del seme che ha il dovere di crescere il figlio. Certo, no. Ma perché questa domanda, Roberto? Voi chiamateci quando arrivano gli antipasti. Chiamo io, padre. E loro. E vedete l'anello? Ma avete visto l'anello che gli ho regalato al mio amore? Due pelle, due pelle. Dice tu, è bello o no? Perché non mi hai avvisato? Avevo almeno il diritto di saperlo. Che cosa? Ma come arrivo in Italia stamattina e scopro all'improvviso che Frida è incinta? Michè, mi dispiace per tutto quello che è successo, ma ero convinto che non mi sarei salvato. Pensavo di non tornare nemmeno in Italia. Io te voglio bene. Non te lo voglio portare via il bambino, ma... Michè, io credo di aver scoperto quanto è bello essere padre. Che hai scoperto? E allora fai una cosa, dato che io ho scoperto quanto è brutto far finta di essere padre. Te lo puoi tenere il bambino? Stai parlando di nostro figlio. E perché ci siamo sposati e te? Ma adesso basta! Ma che siete impazziti tutti e due? Ma di che state parlando? Fatemi capire. Robè, tu e Frida... Michelino, mi avevi garantito che tra loro non era successo niente. Ma su, sta. Pensiamo piuttosto a quali saranno le conseguenze del nostro gesto. Non ci sarà nessuna conseguenza, chiaro? Tu adesso devi solo lasciare in pace questa famiglia. È mio figlio. Ma come fai a dire che il figlio è tuo? Il Signore, nella sua somma saggezza, ha fatto le cose in modo tale che non fossero i cretini come voi a stabilire chi è il padre di un bambino. Vi dovete rassegnare. Solo la madre può saperlo. Michelino, Michelino, fermati. Il figlio innanzitutto è di Frida e di chi l'ama. E poi tu hai avuto un solo incontro, no? Con Frida. E non credo che in una volta. Oh no. E allora? Il figlio è sicuramente di Michelino. Non è possibile, Leonardo. Perché? Non li posso avere i figli io. Sono sterile. È sterile. Azoospermia. Sterilità. Totale e irreversibile. E Frida lo sa? Non sa niente. Ci teneva troppo ad avere dei bambini. Sono stato un migliacco, lo so. Non ho mai avuto coraggio di confessare la mia malattia. Oh, Signore.
Ma tu lo sapevi? Sono il suo medico. Non potevi stare attento. Non ci ho pensato. Ne so che è successo, l'emozione, la fretta, quel maledetto aereo che partiva, l'ultimo desiderio, a me chi me l'ha fatta fa? E poi credevo di fare due cose buone. Dare un figlio a lui, che non ne può avere. E lasciare un bel ricordo di me. Un ricordo? Ma che è, un souvenir? Robè, ho un figlio. Ed io so che è tuo. Sì, ma se io fossi morto te ne saresti dimenticato. E allora dovevi morire. Hai ragione, Michele. Dovevo morire. E tu? Oh, signore. Rita. Ciao, Sandra. Ciao. Ciao. Scusa il ritardo. Ma dopo l'ospedale sono passata dallo studio per prendere le tue analisi. Ma non so quante donne incinte hanno la fortuna di avere una ginecologa così primorosa. Grazie. Ciao Sandra. Ciao Geremia. Tanti auguri. Ti ho portato un pensierino. Oh, che bello. Che carina. Di grazie alla dottoressa. Grazie. Prego. Sandra, me lo fai un altro regalo? Se posso, sì. C'è toccare le zizze. Geremia! Geremia, ma cosa dici? Dio mi scusi, dottoressa, sono mortificata. Da chi le sente poi certe cose? Vabbè, quello è stesso il carattere maschilista del ragazzo che gli piacciono le femmine. Facciamo un brindisi a Geremia! Ma che avete combinato? Questo mare di novembre. Freddo, ma non abbiamo saputo resistere. Ci siamo dovuti buttare. Ci ha presa la nostalgia. E ma vogliate abbrutire? Allora, facciamo prima un bel brindisi e poi ci andiamo a cambiare. E viva Geremia! Tanti auguri, dov'è? A te! Tanti auguri a te! E viva Geremia! Tanti auguri! Auguri, ci regalo! Buona, zia Frida, Allora, silenzio, dedichiamo il brindisi a Geremia, ma anche al nascituro. Sta bene! Auguri. Meglio di no, allora. Porta male fare gli auguri prima che nasci. Non dire sciocchezze. Oramai non può succedere più niente. Michele, ormai il tuo dovere l'hai fatto. Hai messo in moto il meccanismo. A meno che non ci ha pensato un meccanico. Geremia, zio, tu lo sai il meccanico in questo caso chi è? Io, dice tu. Roberto. Ma che c'è di Roberto? Allora, vediamo Geremia che passino questi ultimi due mesi presto e bene. No, no, non devi soffrire per due mesi. Ne manca solo uno. Un mese di gravidanza ancora ed è fatta. Ma come? Sì, è scritto nelle analisi. Ma questa è una bellissima notizia. Ma allora è viva! Evviva Geremia! Evviva! Evviva Geremia! Allora nasce a Natale. Benissimo, così può fare il bambinello e Frida può fare la Madonna. Ma io ricordo che 8 mesi fa ho avuto il ciclo regolare. Regolare? Ricordati bene, dovevano essere delle perdite. Il beta estradiolo non sbaglia. Beta? Estradiolo. L'esame del sangue? Per controllare lo sviluppo del feto. Dalle analisi risulta che siamo già all'8° mese. E non sei contento? Io sono commosso. 8 mesi fa. Hai sentito, Michelino? Non noi abbiamo concepito quando è partito Roberto, ma un mese prima. Hai capito? Robè, hai sentito? 8 mesi fa. Quando c'erano gli operai in casa. Frida, noi dobbiamo parlare un poco. Robè. Michele. Amico caro. Amico del cuore. Questa è la vera storia degli due sposi che dettero la luce al creaturo figlio di Dio e figlio dell'amore. Noi stiamo a capo a raccontarvela. Veniteci a vedere, veniteci a trovare. Non date pisa agli giudizi infidi che mangiano peccato
e sputa una valigia. Lasciate lì che è tutta invidia. Venite a festeggiare la mamma e il padre di questo piccerill appena nato. Audium, audium in cielis. Tibi annunzio venimum, nativitate fili dei. Jesus, Jesus, Jesus. Laudate et esultate. Gloria. Che dici, si capirà che femminuccia? Gaudio magnum in cielis. Qui, Micheli, tocca a te. Sì, lo signore, questo vuole. Io per lo primo mi ha già denocchiare. Cadesso sacrificio, sa da fare. L'ha detto l'angiulilla alla Madonna. Ed io che rappresento l'uomo, vedo lui benvenuto a sto Natale. Quando nascetta Nina Betlemma, era notte pare. Auguri. Oh. Ma non ti impara mai. Ehi. E ti ricordo ancora le braghe corte di tuo fratello e le gambe viola. Tua mamma stanca costretta a farti un po' da padre. E me la ricordo ancora tutta bianca. E ti ricordo ancora l'ingenuità, la tua tenerezza disarmante. Eri un omino ma dentro avevi un cuore grande che batteva forte un po' per me. E ti ricordo ancora, dimmi che non è cambiato niente da allora. Chissà se parli ancora. Ricordo ancora nei pomeriggi di primavera al dopo scuola, tu mi parlavi di una colonia sopra il mare e vienimi a trovare che si sta bene. E ti ricordo ancora che mi accarezzavi piano e mi ricordo che ti tremavi.